Marcello Annoni, presidente dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, della sezione di Bergamo, vicepresidente nazionale. 19esima edizione del Premio della Bontà, ancora una volta i cavalieri sono attenti, ma soprattutto sono impegnati nella solidarietà. Indubbiamente, dico, la nostra prerogativa è aiutare il prossimo, tanto è vero appunto che siamo arrivati alla 19esima edizione del Premio della Bontà, visto la solidarietà dei nostri soci per questa iniziativa, per cui volentieri noi ogni anno premiamo delle associazioni che fanno del volontariato, gente che opera nel silenzio, tanto è vero che Bergamo a livello nazionale addirittura è la prima come associazioni di volontariato, per cui con soddisfazione dico noi portiamo avanti questo premio alla bontà UNCI Città di Bergamo. Le associazioni vengono scelte da una commissione, noi facciamo l'appello sui giornali di inviarci dei nominativi di associazioni che operano nel volontariato che meriterebbero il premio alla bontà UNCI, per cui la commissione su una cinquantina di segnalazioni che sono arrivate in questa annata scelgono le più significative o quantomeno quelle che pensano loro di premiare quest'anno. Colonnello Giovanni De Roma, comandante della Guardia di Finanza di Bergamo, ecco, un'attenzione da parte dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia alla solidarietà, questo 19esimo premio della bontà. Beh, credo che rientri in quelle iniziative benefiche che vanno sicuramente sottolineate e premiate ulteriormente. Quindi, siccome la Guardia di Finanza è molto vicina alla solidarietà, ricordo il concerto di primavera fatto lo scorso aprile, quindi è importante la mia presenza di questa mattina e sono molto fiero ed onorato. Bergamo e la sua provincia è presente nella solidarietà e nel volontariato. Io credo che Bergamo sia una delle città più presenti sia nei momenti difficili, quali terremoto, altre calamità, ma anche nella quotidianità o comunque in iniziative come queste e tante altre che vengono svolte dalla nostra collettività.